8 marzo 1924 nasce Walter Chiari, uno dei talenti più imprevedibili, completi tra gli attori e showman italiani. Il suo vero cognome era Annichiarico. I genitori, trapiantati dalla Puglia al nord, stabiliscono la famiglia a Milano, consentendogli una gioventù brillante e spensierata finché non scoppia la guerra. Generoso, prestante, sportivo, a 16 anni campione regionale di boxe, bello, si affaccia al mondo dello spettacolo perfezionando imitazioni e creando personaggi che, riproposti nei decenni successivi, conquisteranno ogni volta il pubblico, anche quello sterminato della platea televisiva. La prima prova d'attore cinematografico nel film Vanità gli vale un nastro d'argento speciale come miglior attore esordiente. Negli anni 50 alterna successi sul palcoscenico come in Tutto fa Broadway e sul grande schermo. Visconti lo sceglie come protagonista da affiancare alla Magnani in Bellissima. Tra i tanti titoli che seguiranno, La strana coppia di Neil Simon per il teatro e Io e gli altri di Alessandro Blasetti. Nel 1968 affianca Mina e Paolo Panelli nel programma di punta della RAI, Canzonissima. Raggiunto il culmine della carriera e della popolarità, subisce una brutta battuta d'arresto per uso di droga. Con somma ipocrisia il suo ambiente lo ripudia e solo dopo alcuni anni Chiari torna a fare il suo mestiere, costretto però ad accettare condizioni di lavoro sempre peggiori. Finché Ugo Gregoretti, direttore artistico dello Stabile di Torino, lo scrittura. Le memorabili interpretazioni di Il Critico, Caustica commedia settecentesca e Finale di partita, capolavoro di Samuel Beckett, lo riportano in vetta nella prosa. Il risarcimento dal cinema arriva quando, ultra sessantenne, veste i panni di un uomo a cui la vita presenta il conto. Il film è Romance di Massimo Mazzucco, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. I cinefili, all'unisono, prevedono almeno un Leone d'Oro, ma il premio per la migliore interpretazione va a Carlo Delle Piane. Beffa del destino, l'attore rappresenta una maschera opposta che aveva superato le porte in faccia degli inizi solo grazie all'aiuto del generoso collega Walter Chiari.